Siamo qui con Paolo Sarno, Country Head per l'Italia di Financier de l'Échiquier. Buongiorno Paolo, allora ci racconti di questa nuova sede che avete appena inaugurato a Milano? Senz'altro, guarda, questa nuova sede è veramente un'avventura perché praticamente è il primo ufficio che apriamo al di fuori di Parigi di Financier de l'Échiquier. Questa avventura, diciamo, di Financier de l'Échiquier sull'Italia è partita quasi dieci anni fa, perché ci è venuta a cercare in Francia una società assicurativa italiana chiedendoci di distribuire i nostri fondi. Poi abbiamo accelerato sullo sviluppo, sono arrivato io nel 2006 e ad oggi siamo in 3 persone dunque a seguire l'Italia giustamente direttamente qui da Milano, perché comunque ci siamo resi conto che avere una prossimità con i clienti è molto importante. Insomma, abbiamo un po' seguito l'esempio di altre società nostre concorrenti che comunque, essendo basate all'estero, si sono rese conto che essere più vicino ai loro clienti dà molto più servizio e poi alla fine funzionava. Per dare un po' di numeri, adesso in tutto gestiamo 7 miliardi e mezzo, in tutto veramente Financier de l'Échiquier, e l'Italia è praticamente il secondo paese in quanto il numero di masse al di fuori della Francia. Gli obiettivi sono molto importanti, sono molto ambiziosi, infatti ho molto peso sulle mie spalle, perché alla fine l'idea di aprire questo ufficio è per arrivare al 1 miliardo di euro di distribuzione di fondi qui in Italia. Distribuiamo molto classicamente attraverso reti di promotori finanziari, di private banking, ma anche fondi, insomma fund buyers, wholesale, si può chiamare in questo gergo. Stiamo anche attaccando un po' i clienti veramente puri istituzionali, fondi pensione, casse, previdenze, insomma, e quant'altro, perché anche secondo me nel nostro piccolo siamo molto seri, abbiamo un processo di investimento molto disciplinato per poter comunque avere la fiducia di questi clienti che sono molto esigenti, che ci fanno passare moltissime due diligence. Dunque l'idea è che c'è questa nuova avventura che sta partendo, infatti sono molto fiero di essere il primo giustamente che vi è stato l'incarico di aprire l'ufficio al di fuori di Parigi, e se l'esperienza in questi prossimi anno e mezzo, 2 anni funziona, sicuramente replicheremo l'esperienza che mi ha fatto qui in Italia, si spera positiva, anche in altri paesi, per esempio forse la Svizzera, piuttosto che anche il Belgio, anche la Germania, che sono i paesi nei quali distribuiamo i nostri fondi da vari anni.